Buongiorno a tutti e benvenuti su T-Games. Nel video di oggi vediamo 20 nuovi interessanti annunci di videogiochi single player in uscita nel prossimo futuro per le varie piattaforme. Prima di iniziare, considerate di supportarci mettendo un like e iscrivendovi al canale. E se vedete qualcosa di interessante o avete altri titoli da suggerirci, fatecelo sapere nei commenti. Grazie per la visione e ora partiamo con la lista. Infinitesimals è un gioco di azione e avventura in terza persona in cui si gioca nei panni del capitano Orkney Raelyn Rake, il quale, con il suo equipaggio di minuscoli alieni, arrivano su un pianeta sconosciuto. Decadent è un horror atmosferico basato sulla trama, in cui il giocatore impersona un occultista in missione per svelare un antico segreto. Alien Rogue Incursion è un gioco VR d'azione horror per giocatore singolo, con l'obiettivo, secondo lo sviluppatore Survios, di offrire un'esperienza tecnicamente avanzata e coinvolgente. Indiana Jones and the Great Circle è un action-adventure in cui, nei panni dell'archeologo Indiana Jones, il giocatore potrà scegliere di usare la furtività o impegnarsi in un combattimento diretto con i nemici. Spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Run-ins with these guys before. Trust me. Eternal Strands è incentrato su una guerriera alla ricerca dei segreti di una nazione un tempo potente chiamata Enclave, con un sistema del gioco che si basa sull'utilizzo degli elementi a proprio vantaggio. Black State offre una vasta gamma di armi e gadget tattici da padroneggiare per avere la meglio sul campo di battaglia, che comprende intensi scenari di combattimento e di sequenze furtive. Gears of War e Day è ambientato 14 anni prima del primo Gears of War, quando gli eroi di guerra Marcus Fenix e Dom Santiago tornano per affrontare l'orda di mostri sotterranei che eruttano dal basso per assediare l'umanità. Contingent è un gioco di combattimento corpo a corpo RTS in prima persona, che si concentra su combattimenti grintosi basati su abilità combinati con battaglia di massa basate sull'intelligenza artificiale.
Wuchang Fallen Feathers è ambientato nella Cina imperiale negli ultimi anni della dinastia Ming, dove il giocatore dovrà combattere contro forze misteriose. Previsto originariamente per il 2024, è ora rimandato, con data ancora da annunciare, probabilmente nel 2025. Where Winds Meet è un gioco fantasy radicato nella storia della Cina in una manciata di anni tra la dinastia Song e quella Tang, avvicendatesi in un lasso di tempo molto più vasto, conosciuto come il periodo delle 5 dinastie e 10 regni. Gridfall The Dying World è un gioco di ruolo d'azione ambientato 3 anni prima dell'originale Gridfall. Il giocatore dovrà usare il combattimento, la diplomazia o l'intelligenza per superare gli ostacoli e ottenere la libertà. Vindictus Defying Fate è un gioco di ruolo d'azione in terza persona basato sull'omonimo MMORPG del 2010, che rimuove completamente l'aspetto MMO. Il gioco riprende il ritmo veloce del gioco precedente, prendendo anche spunto dai Souls-like. The Sinking City 2 è un gioco horror basato su Unreal Engine 5, in cui il giocatore esplora una città sommersa e combatte contro creature misteriose oltre la comprensione umana. Remedy Entertainment, in un accordo di sviluppo con Rockstar Games, è incaricata dello sviluppo del remake degli iconici Max Payne e Max Payne 2, come un unico titolo, con l'obiettivo di arricchire l'esperienza con nuove missioni, nuove animazioni e nuove abilità. Mouse è uno sparatutto grintoso con uno stile di animazione retro, in cui bisognerà farsi strada combattendo in una città corrotta piena di criminali e pericoli. Burning Sword Death Sun è un gioco hack and slash in cui il giocatore è calato nei panni di un combattente che cerca vendetta per la morte della sua famiglia. They're renowned for their heretical and ruthless ways. Everything ends here. Right here, right now.
No parachute! I've trained year after year for this day! Your sword can't even scratch me! Your emotions have put all of us at risk! I can't let you ruin my plan! My training is brutal as hell. Ex-Killer è un gioco western futuristico con una trama ambientata in una sequenza temporale alternativa post-apocalittica. Sometimes I kill for money. Sometimes I kill for justice. And what if alive being dumb? Last seen somewhere in Jacob's Town area. The Dark Ages è il prequel FPS d'azione per giocatore singolo degli acclamati Doom del 2016 e Doom Eternal. La serie di Gothic, pietra miliare nella storia dei giochi di ruolo, ritorna in un remake moderno del primo gioco cult della serie. You had your share, Matt. Get lost. Get lost. Nobody wants The Perceiver è un gioco d'azione open world con ispirazioni culturali cinesi, che esplora credenze contrastanti in un mondo fantasy. E anche per questo video è tutto. Grazie a tutti per la visione, un saluto a tutti e appuntamento al prossimo video.